Zoom in, spazio di approfondimento della nostra redazione giornalistica, spazio che noi oggi dedichiamo ad un libro, ad un romanzo, e abbiamo ospite con noi la scrittrice, una delle due scrittrici di questo romanzo. Il libro si chiama 100 ali di libellula, è edito dalla casa editrice Giulio Perrone con il marchio L'Erudita, scritto a quattro mani di fatto da Elvira Apone e Olga Merli. E a proposito di Olga Merli, vi do il benvenuto. Ciao Olga. Grazie, buonasera a tutti. Allora, partiamo da quello che è un po' il senso di questo libro, 8 donne, 8 storie vere, testimonianze di donne vissute in Abruzzo e nelle Marche, ma anche in altre regioni dell'Italia e del mondo. Un piccolo cenno su di fatto chi siete. Elvira Apone, laureata in lingue e insegnante, ha già all'attivo diverse pubblicazioni nel campo letterario come autrice, mentre tu, Olga, sei autrice, sceneggiatrice cinematografica e televisiva. Innanzitutto, cominciamo. Chi sono le autrici di 100 ali di libellula? Chi siete di fatto? Allora, Elvira Apone, come hai detto poco fa, un'insegnante e ha già all'attivo numerose collaborazioni e anche pubblicazioni, anche con lo stesso Giulio Perrone. Io sono sceneggiatrice cinematografica e televisiva, provengo dal genere noir, ho pubblicato nel 2011 un racconto all'interno dell'antologia noir 10 lune, anime buie. E collaboro anche con altre realtà editoriali, mi occupo, sono articolista di Cronaca Nera e di Cold Case. Sono 8 storie, quelle che, per chi avrà la bontà di leggere questo libro, 8 storie di donne dagli anni 40 ad oggi. Innanzitutto, possiamo dire, proviamo a rispondere a questa domanda. Chi sono le protagoniste, innanzitutto, di queste 8 storie? Io le definirei principalmente emozioni, perché in questo libro abbiamo cercato, in 100 ali di libellula, di guardare le donne attraverso la lente di ingrandimento delle emozioni. C'è stato lo sforzo delle autrici di leggere quelle che erano le trasparenze delle donne che abbiamo raccontato, di focalizzarci sui perché piuttosto che sui come, e quindi di vagliare tutto il background esistenziale di queste donne. Quindi principalmente ci deve essere lo sforzo di tradurle le donne in emozioni. Perché avete sentito la necessità di raccontare queste storie, che poi in realtà è vero che partono dagli anni 40, ma che poi tendenzialmente sono anche tematiche molto attuali? Attuali, assolutamente sì. Perché abbiamo creduto che questo sforzo dovesse essere necessario, in quanto oggigiorno la rappresentazione della donna, anche a livello mass mediatico, ma cinematografico e televisivo, è quasi sempre inglobata all'interno, diciamo, di una patinatura quasi da rotocalco, gossip. C'è questa tendenza quasi a farla aderire arbitrariamente ad una concezione, ad una perfezione estetico-esistenziale. Oppure ritroviamo la donna all'interno di gesti eclatanti, quindi raccontata perché ha compiuto delle gesti eclatanti, oppure ancora una volta ingabbiata all'interno di un cliché banalizzante, definirei, come quello che può essere oggi del femminicidio, cioè la donna vista come vittima assoluta della violenza e della sopraffazione maschile. In 100 ali di libellula abbiamo tentato di arginare questa tendenza unilaterale generalizzata per cercare di raccontare le donne per quello che realmente sono state, focalizzandoci su quel momento importantissimo in cui c'è stata una consapevolezza per combattere e riappropriarsi della propria dignità femminile. Di fatto tu hai parlato di quelle che potremmo tranquillamente definire convenzioni, sì, che poi sono convenzioni del passato, ma anche del presente. Quanto ancora, a vostro avviso, c'è ancora da combattere di queste convenzioni contro cui il genere femminile, a torto o a ragione, deve ancora comunque confrontarsi? La dignità stessa femminile che è ingabbiata all'interno di questi cliché, e soprattutto quindi ci deve essere lo sforzo di tutte le donne, no? Di riappropriarsi della propria dignità per cercare di andare oltre, per combattere quelli che sono ancora oggi magari degli status oppure delle convenzioni retrograde. Nonostante oggi siamo nel nuovo millennio, questo non toglie che c'è un'incomunicabilità di base anche verso la psicologia femminile e verso tutto quell'universo
l'universo femminile che ci circonda e che viene quasi raccontato in maniera, come dicevo prima, assolutamente arbitraria e limitante. Nel libro si parla di parecchie difficoltà e di ostacoli contro cui sì. queste protagoniste di fatto devono confrontarsi, che sono le più varie, di violenza domestica, l'alcol, la dipendenza e quant'altro. Ecco, pensate di aver racchiuso un po' lo spettro di quelle che sono le problematiche fondamentali che vive e che viveva e che probabilmente vivrà anche nel prossimo futuro la donna oggi? Ci abbiamo provato e siamo andati a vagliare delle problematiche, diciamo, anche non magari convenzionali, che non riguardano esclusivamente, diciamo, la donna in quanto donna, ma per esempio la madre, andando a sondare lo spettro autistico e quindi questa incomunicabilità che si accentua tra una madre e un figlio che purtroppo ha questa patologia. Passando anche per la schizofrenia, quindi donne che si sono dovute confrontare con lo spettro della follia all'interno della propria casa, quando alcuni congiunti magari ne soffrivano, fino ad arrivare alle violenze sessuali vere e proprie, e fino magari esclusivamente a una forma di lotta della donna, no? Combattere per riappropriarsi di una dignità, semplicemente perché magari siamo all'inizio degli anni 50 e decide di non di uscire fuori da quelle che erano le convenzioni di quell'epoca e quindi magari di vivere, di abbandonare il marito e vivere da sola cercando di tirare avanti la famiglia e i propri figli. Quindi si parte da situazioni, diciamo, più semplici fino ad arrivare a situazioni problematiche molto più complesse. Peraltro diciamo che anche a livello di età anagrafica le questioni sono un po' trasversali. Hai parlato di figlie, di madri, quindi donne magari più mature, altre meno mature, perché poi in fondo quelle convenzioni di cui parlavi prima riguardano tutte. Riguardano un po' tutte, sì. Vero? Assolutamente, infatti le donne raccontate in Centuali di Libellula, cioè abbiamo donne giovani, magari adolescenti come nella storia di Alice, fino ad arrivare a donne molto più mature quando raccontiamo la storia di Marcella, no, che attraversa l'arco temporale di quasi 30 anni, quindi dalla genesi delle sue difficoltà fino poi magari al risolvimento. Fino ad arrivare magari anche a donne a mezza età, quindi sui 40 anni, abbiamo cercato di raccogliere tutto l'arco temporale. Senti, poi oltre ad esserci una base cartacea, insieme al regista e documentarista Umberto Croci, è stato girato anche il cortometraggio, un cortometraggio sì. basato appunto su Centuali di Libellula, proiettato il 3 dicembre alla sì. presentazione del volume in anteprima a Martinsicuro. Perché avete sentito questa esigenza di trasporre di fatto quello che normalmente sia su carta anche su video? Perché abbiamo cercato, io e il regista Umberto Croci della Lamantino Brothers Production, una casa di produzione cinematografica e televisiva, abbiamo tentato di trasporre le parole in emozioni e le emozioni in immagini, quindi di dare voce ai suoni, ai colori e visioni affinché potesse essere maggiormente impattante il racconto di queste donne, cioè il vissuto esistenziale, il pathos narrato potesse essere maggiormente impattante anche dal punto di vista visivo e quindi più coinvolgente. Com'è un lavoro a quattro mani, io l'ho definito all'inizio di questo approfondimento, ma anche il tuo rapporto con Elvira Ponte? È sicuramente un rapporto che ti dà molto dal punto di vista umano e professionale, perché c'è un confronto continuo con le difficoltà che si possono incontrare quando naturalmente si fa un lavoro appunto a quattro mani, magari piccole convergenze, però è stato sicuramente produttivo. Sia dal punto di vista emozionale che dal punto di vista professionale, l'incontro con la mia coautrice. Oltre alle donne, ovviamente, a chi lo consiglieresti in generale questo libro? Io lo consiglierei a tutti coloro che vogliono guardare le donne usando la lente di ingrandimento delle emozioni, perché nella nostra società diciamo che si tende a guardare la superficialità delle situazioni e anche delle persone, e quindi cominciare, tornare a scoprire l'emozionalità sarebbe secondo me molto importante. Quale secondo te, rispetto ad un lettore che si appresta per la prima volta a sfogliare le pagine di Centuali di Libellula, qual è l'emozione che secondo, che nelle vostre intenzioni deve suscitare per primo questo romanzo?
La mia particolare percezione riguardo a questa tematica è che per ogni storia si sia sviluppata assolutamente una percezione delle emozioni diversa. Ad esempio, nella storia di Eva la percezione assoluta è stata quella del percepirsi sola, cioè la solitudine esistenziale, etica e materiale. Nella storia di Marcella assolutamente l'emozione della paura, la paura sua, la paura nei suoi figli, quindi è come se lei avesse vissuto una lunghissima notte, dalla quale poi si è svegliata fortunatamente grazie alla presa di coscienza e al recupero quindi della sua dignità. Ti faccio una domanda, perché inevitabilmente chi scrive porta molto di sé all'interno delle pagine di un libro, ma c'è una storia in particolare a cui ti senti particolarmente legata, che magari non perché ti rappresenti per forza, ma a cui magari tieni particolarmente? La storia di Roxana. Perché? Perché è una storia assolutamente difficile, è una storia che non ha un lieto fine, quindi che rispecchia molto ciò che accade poi realmente nella vita. È una storia di sconfitta, di fuga, alienazione, e anche se non c'è, diciamo, l'happy end finale, alla fine Roxana ha vinto ugualmente perché ha ritrovato suo figlio. Senti, Olga, è chiaro che tu hai un'attività molto... hai già dei lavori alle spalle, questo che ovviamente consigliamo, ma stai già pensando ad un qualcosa da raccontare per il prossimo futuro? Ci sto già lavorando, è una biografia. Ti riguarderà personalmente oppure... No, assolutamente no. Dal punto di vista rosa però. Sempre dal punto di vista rosa, però in chiave, diciamo, un po' diversa, perché qui parliamo di una persona che, nonostante tutte le grandi difficoltà che ha incontrato, si è realizzata, si sta realizzando, e quindi è un esempio anche per i giovani, per non abbattersi, guardare sempre avanti, avere fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità. Va bene, grazie Olga per essere stata in nostra... Io ringrazio voi. ...compagnia. Io vi ricordo il romanzo che tra un po' rivedremo, eccolo qua, 100 ali di libellula di Elvira Pone e Olga Merli, ovviamente, romanzo edito dalla casa editrice Giulio Perrone con il marchio Erudita, otto storie vere. Vere, dunque si può trovare anche molto di quello che spesso si vede ma non si racconta o non si riesce a raccontare in fondo. Vi consigliamo di leggerla. Grazie Olga per essere stata in nostra Grazie compagnia. Grazie a voi. E ai prossimi appuntamenti con Zoom In.